sempre un appuntamento che si ripete, nel senso che tutte le settimane Barbara è qui con noi, ma totalmente diverso da quello precedente. Ciao Barbara! Ciao Fabio, è vero, e questa volta è ancora più vero perché mi sto gettando nelle fauci del leone. Mi voglio male questa sera perché non sono né una scienziata, né una filosofa, né una psicologa, non sono niente di tutto questo, sono una semplice conduttrice di programmi radiofonici che grazie a voi ha trovato comunque una sua dimensione un po' più elevata, devo dire la verità, perché non parlo di cazzate, non parlo soltanto di musica o di dischi, ma parlo di libri, e di libri spesso importanti, come questa sera. Allora, qualcuno mi odierà, qualcuno mi amerà molto, perché sto per parlarvi di un libro, il numero 57 della Biblioteca Scientifica di Adelphi, di Jim Bagot, che si intitola Origini, la storia scientifica della creazione. Allora mi direte, ma perché ti vuoi buttare nelle fauci del leone? Perché io questo libro l'ho richiesto tanto tempo fa, l'ho ricevuto, ma lo desideravo tanto, e mai come in questo periodo, e questo vi faccio una confidenza, sto ricascando, in senso buono, nelle origini dell'uomo. Avrete sentito nei libri precedenti da poco, cioè quelli di novembre per esempio, perché dicembre l'ho dedicato a quelli che erano sul mercato, quelli di novembre invece magari erano libri più datati, ma erano sempre, guarda caso, dedicati alle origini dell'uomo. Allora, questo libro, che è datato 2017 per la versione italiana, ma 2015 per la versione inglese, la prima versione, è di 389 pagine. Qualcuno ne riporta 440, non so bene perché. Comunque, io so, ce l'ho in mano in questo momento e fa 389. Poi, ovviamente, ci sono le note e tutto quanto, quindi può darsi che abbiano contato anche quello. Bagot è in questo caso. Non è un libro facile, ecco, devo dire subito in apertura che non è un libro facile, è un libro difficilissimo, anzi, di più. Però Bagot, Jim Bagot, che è l'autore, è un delucidatore eccellentissimo. Credete a una piccola, grande lettrice come me. E afferma, dall'alto del suo piedistallo della scienza, che l'individuo non ha nulla di speciale. Oh, finalmente! Lui dice addirittura che l'universo non ha alcun scopo, in un contesto specificatamente umano, ovviamente. Gli esseri umani non possono applicare il metodo scientifico senza essere armati di una buona dose di umiltà, cioè l'uomo dovrebbe usare questa buona dose di umiltà. Nessuno, e lo dice Bagot, non lo dico io, nessuno può dirvi come sia iniziato l'universo. Allora mi dite, ma perché scrivi un libro sulle origini e sulla storia scientifica della creazione? E qui viene il bello. Il nostro amico Jim Bagot, ormai è diventato un amico perché dopo un tomo del genere diventa un amico, fa un racconto rigoroso, quello sì, che si sviluppa cronologicamente dal Big Bang. Quindi tutti sanno che cos'è il Big Bang, ovviamente. Arriva fino all'Homo sapiens. Ha un linguaggio, devo dire, in tutta questa ampiezza di libro, ha un linguaggio abbastanza divulgativo, quindi credo che sia facile per alcuni. Io lo ritengo difficilissimo, per carità, perché ho detto in apertura che non ero tutto questo. Bagot però a un certo punto lancia delle sicurezze
Per esempio, ci dice che noi siamo sottoprodotti accidentali, ecco, e sottolineo accidentali, del mondo, ma non è la sua ragione di essere. Cioè, ridimensioniamoci, signori, cioè noi siamo formichine proprio. Bagot aveva nel 2015 lanciato una specie di anatema contro un concetto che è la teleologia. Allora, voi mi direte che cos'è la teleologia? Sono andata a cercarlo perché neanch'io sapevo che cosa fosse la teleologia. La teleologia è la dottrina filosofica del finalismo che concepisce l'esistenza della finalità non solo nella comune attività volontaria dell'uomo razionale indirizzata alla realizzazione di uno scopo, ma anche in quelle sue azioni involontarie. Capisco, è difficilissimo. Fatemelo ripetere perché secondo me non avete capito come non ho capito io alla prima lettura. Allora, la teologia è la dottrina filosofica del finalismo che concepisce l'esistenza della finalità non solo nella comune attività volontaria dell'uomo razionale indirizzata alla realizzazione di uno scopo, ma anche in quelle sue azioni involontarie. E qui ho detto tutto, anzi, ha detto tutto Jim Bagot, che ha lanciato un anatema contro questa teleologia. Allora, pubblicare un saggio del genere è ovviamente un'impresa pesante, ardua. Bagot se la cava benissimo con un certo successo che ha avuto, con imparzialità e sicuramente umiltà. Affronta molti ambiti scientifici, dalla fisica alla chimica, dalla geologia alla paleoantropologia, fino alla biologia e alle neuroscienze. Mi rendo conto che sto parlando un po' arabo, ma per chi queste cose le sa, è chiarissimo e soprattutto lo fa con un rigore scientifico fantasmagorico. È un libro impegnativo, ovviamente, a tratti molto tecnico, ovviamente, però senza un po' di impegno non si impara niente, voi me lo insegnate, no? Quest'autore ci porta in un viaggio attraverso il tempo e la conoscenza, partendo da particelle elementari per arrivare alle prime forme di vita e infine alla biodiversità. E ha dato soprattutto, e questo ve lo sottolineo quattro volte, a chi studia fisica o scienze naturali. Bagot in Origini dimostra che esiste una spiegazione logica per tutto quello che è accaduto in un nanosecondo dopo il Big Bang, compresa la vita e la nostra stessa esistenza. Arriva poi alla fine del libro alla nostra coscienza, e che non è semplice arrivare alla nostra coscienza. Aveva scritto Bagot un volume che si chiama Il bosone di Higgs, quindi chi ha un po' di dimestichezza in astrofisica sa benissimo che cos'è il bosone di Higgs e non starò qui io a spiegarvelo. Abbiamo coscienza, sì. Ha fatto Bagot un percorso di 13,8 miliardi di anni. Le cellule complesse arrivarono 2 miliardi di anni fa. I primi animali 540 milioni. L'Homo sapiens solo 200.000 anni fa. La coscienza umana si sviluppò 50.000 anni fa, quindi è relativamente giovane. Allora, il termine origine sembra in questo caso il più solido punto di contatto tra la cultura scientifica e quella umanistica. Su cosa ci sia prima del Big Bang, perché noi partiamo dal Big Bang in poi. Per gli scienziati è meglio
tacere. Non so che cosa voglia dire, però loro lo sanno, voi che studiate lo sapete. Descrivere il vero inizio dell'universo è problematico perché nessuna delle nostre teorie scientifiche è all'altezza del compito. Anche qui, grande lezione di umiltà da parte di Bagot. C'è la questione della fede, poi, perché lì bisogna crederci. Ma lo scienziato proprio, che non parlo dell'uomo della strada, ma dello scienziato, deve prendere le distanze dalla fede. Allora, questo testo potrebbe sembrare ambizioso, non so se risulterà un po' difficile al lettore che è forse privo di competenze specialistiche come me, cioè non è stato facile leggere questo libro. È un lavoro comunque molto interessante e soprattutto molto attraente e ve lo dimostrerò con la lettura di una pagina di Origini di Jim Bagot, La storia scientifica della creazione, Adelphi Editore, e adesso me la vado a cercare. La componente mancante riguarda la biogenesi, ovvero la generazione spontanea della vita a partire dalla chimica complessa non vivente, evento che deve essere accaduto sulla Terra a un certo punto tra i 4,4 e i 3,5 miliardi di anni fa, forse quando il pianeta si assestò dopo l'intenso bombardamento tardivo. Se davvero ciò accade, probabilmente non accadrà mai più. Mai in tutta la storia della scienza la vita è stata osservata nell'atto di sbocciare da qualcosa che non fosse altra vita. Qui la lacuna delle nostre conoscenze è enorme. Benché sperimentiamo la vita quotidianamente e siamo in grado di riconoscerla facilmente quando la vediamo, in effetti non sappiamo davvero che cosa essa sia. Non esiste una teoria omnicomprensiva, scientificamente verificata, né un modello standard. Ogni tentativo di sviluppare una definizione si è dimostrato in linea di massima futile, giacché nella ricca diversità di esseri viventi presenti sul pianeta è spesso fin troppo facile trovare eccezioni alle regole imposte da tali definizioni. Il problema della biogenesi ha messo a dura prova alcune delle nostre migliori menti scientifiche. In un'importante monografia pubblicata nel 1970 con il titolo Il caso e la necessità, il premio Nobel francese Jacques Monod sostendeva che la vita emerse sulla Terra per un improbabile accidente. Scriveva: "L'antica alleanza è infranta. L'uomo finalmente sa di essere solo nell'immensità indifferente dell'universo da cui è emerso per caso. Il suo dovere, come il suo destino, non è scritto in nessun luogo. A lui la scelta tra il regno e le tenebre." Nel loro libro La nuvola della vita, pubblicato nel 1978, l'astrofisico Fred Hoyle e l'astrobiologo Chandra Vikramasinghe sostennero una forma di panspermia in cui batteri e virus preformati sono portati sulla Terra dalle comete. Nel 1981 il biochimico inglese Francis Crick, che nel 62 condivise il premio Nobel con James Watson e Maurice Wilkins per la scoperta della struttura del DNA, concluse che l'unica spiegazione possibile per l'emergere della vita sulla Terra fosse una panspermia diretta. In altre parole, la vita sulla Terra venne deliberatamente seminata da forme di vita aliene, qualcosa su cui i fan di Prometheus, il prequel di Alien girato da Ridley Scott nel 2012, sapranno di certo tutto. Naturalmente la panspermia, che sia o meno diretta, non fa che sollevare un'altra domanda. Se la vita terrestre si è originata da qualche altra parte dell'universo, come emerse allora quella vita da componenti chimici inanimati che presumiamo fossero disponibili nella storia più remota dell'universo? Il problema ha radici così profonde che l'unica possibilità, io credo, sta nell'abbracciare una posizione audace, come hanno dimostrato Monod, Hoyle, Vikramasinghe e Crick. Ecco dunque come suggerisco di procedere.
esistono fondamenti per pensare che non più di qualche centinaio di milioni di anni dopo l'intenso bombardamento tardivo, la vita batterica stesse già prosperando sulla Terra, avvalendosi di una chimica che, per quanto complessa, dipende da elementi che sarebbero stati facilmente disponibili sia sulla superficie dei continenti e degli oceani terrestri, sia subito sotto di essa. Ho intenzione di utilizzare queste considerazioni per proporre che la vita sia dunque un risultato perfettamente naturale tanto delle proprietà e del comportamento delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente quanto delle condizioni prevalenti sulla Terra primitiva. In questo scenario la vita è una necessità, non un caso o un miracolo, né il frutto della panspermia. Quello che intendo davvero con necessità è che, dato l'assemblaggio delle componenti chimiche su un pianeta caldo, umido e roccioso come la Terra, nelle condizioni prevalenti nella sua storia primordiale, la vita ha una probabilità di emergere elevata, prossima alla certezza. Ecco, come vedete, non è così difficile. Allora, vi suggerisce Barbara Marchand da Border Nights, Jim Bagot, Origini, la storia scientifica della creazione, Adelphi Editore, e con questo vi auguro una buona notte.